Cari amici, trade, buongiorno. Giovedì 1 marzo, anche oggi faremo le nostre analisi, saranno più corte per facilitare che tutti possano vederle e non perdere troppo tempo. Andiamo a vedere cosa è successo. Attenzione che oggi parlerà Powell, io ho già postato il calendario. Leggiamo prima di tutto il nostro disclaimer, solo un secondo. Ho rifatto il video perché si diceva che non si vedeva. Eccolo qui. Allora, col nostro disclaimer, il presente gruppo Forex per tutti, scusami la didattica, non è pertanto sinteso in alcun modo come consiglio operativo di investimento, come associazione della corte pubblico risparmio. I risultati presentati, reali o simulati, non costituiscono per una garanzia rettamente potere di performance future. L'attività speculativa comporta notevoli rischi economici, ancora la svolgono fa sotto la propria esclusiva responsabilità. Pertanto l'autore non si assume alcuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti rettamente decisioni di investimento prese dal lettore e dal redattore. Pertanto ne esonera il gruppo nei limiti di legge da qualsiasi responsabilità comunque connesso o derivante del gruppo. Io sono Fabio Rusconi, l'amministratore del gruppo. Andiamo a vedere l'euro dollaro, come vedete ha rotto la media 48, siamo ancora short e vedete che se guardiamo sul grafico a un'ora, vedete che la media a un giorno sembra voler girare, aspettiamo per un momento, rimane ancora tutto short e non do nessun segnale, si potrà entrare solo long, solo se dovesse rompere questo 1,22486 e non prima. Anzi, dove c'è la media 58, 48, 1,22542, solo qua si potrebbe entrare long e non prima. Mettiamo questo che lo vedete, così sapete dove potete entrare long. Poi GBP USD, come potete vedere, ha rotto, come avevo detto, indicato in precedenza che se rompeva questo supporto dinamico sarebbe andato short. Ha rotto la media 48, adesso siamo qui su questo forte supporto. Se andiamo a vedere GBP USD, vedete che si trova su questo forte supporto. Per il momento qui non do nessun segnale, aspettiamo un'inversione. USD USD GPY, lo yen anche qui ha rotto il supporto, se dovesse rompere questo supporto molto importante a 106-139 potrebbe continuare la sua discesa. E se andiamo a vedere USD GPY sui cicli inferiori, vedete che al momento siamo in una fase laterale, aspettiamo che rompa questo supporto e si potrebbe entrare short non prima. Poi andiamo a vedere il gold si trova attualmente ha fatto ieri questa candela inside, qui suggerisco di non entrare a mercato. Se andiamo a vedere il gold sui cicli inferiori, vedete che siamo in una fase laterale e lo vedete dalla media che è piatta, e qui suggerisco di aspettare. Il DAX ieri vedete che rimane ancora short. Se andiamo sui cicli inferiori, vedete che il DAX ha rotto questo supporto dinamico, si è fermato su questa resistenza, su questo supporto statico. Io qua suggerisco al momento di aspettare e di non fare niente. Il long si potrebbe andare solo se supera la linea gialla, la resistenza gialla, e il short solo se supera i 12.338 e non prima. Poi finiamo con il petrolio CL1, vedete che è ancora short, ha rotto la media 48, vedete che qui sembra piatta, qui aspettiamo, potrebbe esserci indecisione, e CL1 sui cicli inferiori, vedete che rimane tutto short, la media 4 giorni sta per girare, qui lo short si potrebbe entrare solo se si rompe i 61.340 e non prima. Come potete vedere, cari amici trader, c'è tanta incertezza, io auguro ancora a tutti una buona notte, mi raccomando, positivi, perché così si può battere il mercato. Ciao a tutti.